Presidente, ringrazio tutti voi per la vastità degli interventi che avete posto l'uno accanto all'altro e che dimostrano non soltanto la centralità del problema scuola, ma anche la complessità del tema scuola. Che noi ci troviamo qui ad affrontare non soltanto per gli effetti dannosi della pandemia che nessuno disconosce, ma anche per l'accumulo nei tempi. È acceso secondo me? Sì. Per l'accumulo nel tempo, direi negli anni, di una serie di problematiche che forse potevano essere affrontate in altra epoca. Ma come si dice, sono io qua e quindi ne rispondo. Però ha ragione l'onorevole Russo quando dice, usa la metafora che sono salito su un treno in corsa. Attenzione, signori, io rispondo. E rispondo anche di tutto quello che è successo prima di me. Ma attenzione, attenzione, i problemi si sono accumulati negli anni. E quindi proviamo a districare questa matassa tutti insieme. E guardate che quando si è presa la decisione di sospendere le attività in presenza, non di chiudere, non c'erano da una parte i difensori dei bambini e dall'altra parte gli orchi. C'era gente responsabile, tutti, e con dati che ci è stato fornito dall'Istituto Superiore di Sanità, dal CTS, dal Ministero della Sanità, quindi a coloro che sono deputati a darci i dati. Però permettetemi di rispondere ad alcune delle domande, non ho la pretesa di rispondere a tutte le domande che mi avete avanzato. Innanzitutto, il PNRR, e sono d'accordo con chi mi ha detto che l'ultima R, questo concetto di resilienza, doveva essere sostituita dalla parola ricostruzione. Cascella. Perché di ricostruzione stiamo parlando? La pandemia ha messo in evidenza, ha messo a nudo, come è stato detto da più parti, una situazione che era già da tempo insostenibile. Insostenibile a questa differenza fra nord e sud. Ancora una volta Cascella ha ragione. Insostenibile. Si è accumulato nel tempo una situazione che minava e mina l'unità nazionale. Secondo tema, scusate, sempre sul primo tema, e quindi è chiaro che un'attenzione particolare, non solo del PNRR, ma di tutta la nostra azione deve essere data al Mezzogiorno. Su questo però, ripeto le cose che ho detto, è il momento di rinegoziare anche i fondi europei che hanno un carattere strutturale, da cui parte rilevante va e deve andare a Mezzogiorno. C'è sicuramente un tema su cui io condivido, che la versione che io vi ho presentato, che è quella che fa riferimento al 12 di gennaio, richiede alcune rivisitazioni. Ed è per questo che sono qui e ho ascoltato i vostri interventi. Io per primo ho detto il punto 06, va ripensato, non era sufficiente. Non era sufficiente la parte sul tempo pieno, la quale per essere effettivamente attuata ha bisogno di altri interventi preliminari, su cui interverremo non solo con le risorse del PNRR, ma anche recuperando tutte le risorse che per diversi motivi non si è riusciti a far ripartire negli anni passati. Vi è un tema importante però, che io apprezzo, che il ridisegno del PNRR, tenendo conto della drammaticità della situazione che si è registrata, anche per accumulo delle tensioni che le nostre famiglie hanno avuto in questo periodo. Questo sono d'accordo, mi sembra molto giusto e mi sembra che vada tanto in linea con quello che io stesso continuo a dire in Consiglio dei Ministri. Bisogna tener conto che dopo un anno quel PNRR, così come l'abbiamo delineato, ha bisogno di una rifocalizzazione, perché a livello italiano, a livello europeo, la situazione dopo un anno è diversa da quella che era
l'anno scorso, quando si è cominciato a parlarne, e a settembre, quando queste varianti inglesi, o comunque queste varianti, così come si sono registrate e così come ci sono state motivate dagli organi tecnici, hanno segnato le nostre difficoltà. Quindi c'è un PNRR da ridisegnare, lo stiamo facendo. Ho ascoltato tutte le vostre considerazioni, che condivido, il tema soprattutto dell'intervento strutturale sulla formazione dei docenti. Questo mi sembra un tema che dobbiamo sottolineare tutti, che io sottolineo forte proprio di essere stato qui oggi. Il tema importante che è stato posto da più parti, cultura umanistica verso STEM. No, mi sembra un falso problema, francamente. Non è un problema di cultura umanistica verso STEM. È un problema di impostazione. È un problema di che cosa deve essere la scuola fuori dalle gabbie del Novecento, come dice un noto pedagogista. Io sono assolutamente convinto che noi dobbiamo essere orgogliosi e portatori in Europa e in tutto il mondo della nostra cultura umanistica. Nella capacità anche di comporre le culture. Io sono stato formato a Scienze Politiche a Bologna, che è la più mista delle facoltà, e sono convintissimo che quella facoltà di Scienze Politiche, prima ancora della revisione che poi separava i dipartimenti per materie, aveva il suo punto di forza nella capacità di mescolare le conoscenze. Io credo che questo sia oggi il problema di fondo che noi abbiamo. Io mi sono domandato più volte a cosa serve la scuola nell'epoca di Internet. E mi sono convinto che serve a tre cose. Innanzitutto a comprendere la complessità, proprio a comprendere, a tenerle assieme, tenerle assieme. E questo è uno straordinario sforzo, se vuole, di cultura classica. Poi certo che ci sono le tecnicalità, no? Il latino. Tenere la distanza di un metro, ma... Quindi, no, no, ma insomma, quindi si sta a casa. I microfoni, per favore, i microfoni, normali, per favore. Al di là delle conoscenze specifiche, cosa c'è di più classico della capacità del comprendere? In questo, a me l'acronimo STEM non è mai piaciuto, devo dire, perché non sopporto gli acronimi. In questo io credo che, ad esempio, lo studio della matematica vada ripensato profondamente, perché la matematica, come dicevo prima, è la capacità contestuale di astrazione e di sperimentazione. E questa è la fisica, e questa è la chimica, e questa è la traduzione dal latino, se vuole. E se c'è un esercizio di astrazione, è la capacità del comprendere il significato delle parole. E se c'è una lingua che ci dà il significato delle parole, è il greco. Però vede, questo è l'approccio. L'approccio che passa da un'idea che noi ci mettiamo lì e impariamo più o meno le singole cose, nel senso che apprendiamo. No, ho sbagliato. Non è stato ripreso sulla parola imparare, quindi è giusto che io la significhi al meglio. Non vuol dire apprendere le singole tecnicalità che pure sono necessarie, ma la capacità critica di poterle utilizzare. E quello che in lingua inglese si chiama il judgment. Su questo io credo che adesso debba essere l'approccio anche alle nuove tecnologie. Io mi sono domandato spesso, e questa è la seconda cosa per cui serve la scuola, quale deve essere il rapporto fra una persona e le tecnologie? Tema antico, sicuramente che non abbiamo scoperto qui, è il cuore della filosofia greca. E la risposta è: tecnologie banalmente servono perché sono strumenti, sono potenziatori della mia capacità di conoscenza e della mia capacità di sperimentazione. Qual è il rischio? Che diventi io lo strumento, la tecnologia diventi il dominus. Allora io mi domando, che cosa posso insegnare io, che sono un uomo del Novecento, io sono nato nel 52, quindi proprio del Novecento,
ai miei figli, che invece sono di un'età per cui per loro l'uso degli strumenti digitali è parte del loro stesso essere. Cosa posso insegnare ai nostri insegnanti, che sono tutti del Novecento, ai loro studenti, che sono tutti del 2000? La capacità critica. Questo è, secondo me, il vero problema che noi abbiamo di fronte e che dobbiamo, devo anche dire, formare i nostri docenti. Noi non devono insegnare come si usa un telefonino, i nostri ragazzi lo sanno meglio di loro. Non devo neanche spiegare come si fa una ricerca su Google o su Internet, lo sanno loro. Devo insegnare la capacità critica. E questa è il fondamento della nostra cultura umanistica. Io ho sempre concepito me stesso, permettetemi questa visione, come una persona che deve svolgere questa funzione di coniugazione, coniugare, cioè la capacità non solo del mettere insieme, ma anche di unire. Fra competenze tecniche, parlo del mio mestiere di economista, è il fondamento storico, filosofico delle parole che si usano per comprendere a cosa serve anche questo strumento che è l'economia. Questo serve anche per il nostro paese, serve anche per l'Europa. Ho detto, questo grande insieme di attività che vengono messe col Next Generation e per noi col PNRR sono strumenti. Il vero problema è quale paese vogliamo. Su questo non c'è dubbio, e io convengo con voi. Noi oggi stiamo correndo il rischio di una generazione che sta perdendo, anche per la pandemia, ma non solo per la pandemia, perché forse questo è il momento di fare una profonda revisione anche di quello che noi possiamo lasciare come eredità ai nostri figli, della nostra concezione di democrazia, di partecipazione, di istituzioni, di Stato. Certo che la pandemia esaspera tutto questo, ma esaspera. È chiarissimo, e siamo tutti d'accordo, e questo è il terzo punto a cui serve la scuola, che la scuola serve per costruire la comunità, cioè non è la socialità, è la comunità. Ed è chiaro che questa vicenda ha messo e ha leso molto di questa capacità. Ma forse dovremmo anche riprendere il tema della comunità all'interno del nostro agire collettivo, che viene prima della pandemia. Certamente, come ha sottolineato con forza l'onorevole Fusacchia, noi ci stiamo ponendo il problema. All'interno del PNRR, che noi abbiamo trovato, abbiamo cominciato a fare anche noi i calcoli, perché almeno questo lo so fare, almeno questo è un mio mestiere. Per questo mi sono permesso di dire che quel 1,5 degli ITS, 300 milioni all'anno, non sono adeguati. Per questo mi sono permesso di dire che lo 0,42 per quanto riguarda la formazione non è coerente con quello che noi mettiamo nella parte di investimento. Non voglio dire che chi è venuto prima non abbia fatto il calcolo di quella che in termini tecnici si chiama di consistency, cioè di coerenza fra le diverse partite. Questo lo diciamo noi. Però lo sto facendo io, questo lo sto facendo. Io apprezzo moltissimo il lavoro che è stato fatto, però mi sono preso anche col Ministro Franco la necessità di fare alcune verifiche e le sto facendo. Così come sto facendo delle verifiche sulla capacità di disporre dei dati, perché senza dati si va a sentimento, che è importante ed è fondamentale, ma non sufficiente. Su questo lei me l'ha chiesto, io mi permetto di osservarlo. Noi abbiamo un enorme sistema informativo che però va rifocalizzato. In particolare va messo in connessione con il sistema informativo della sanità e va messo in connessione col sistema informativo delle dinamiche del paese. Perché altrimenti abbiamo sempre soltanto dei dati di comparto. Su questo abbiamo fatto un gruppo di lavoro noi, Ministero, Banca d'Italia, il pezzo di Istat, il pezzo del Cinecca, che è quello che ci tiene i numeri, il pezzo della sanità e la possibilità di disporre presso il nostro ministero di Agostino Miozzo serve proprio per questo problema dei numeri.
Su questo ci sono i numeri non soltanto dello stato degli alunni, che sono oggi non a scuola chiusa, ma a scuola che deve sospendere la presenza. Perché ricordo che dal punto di vista formale, non formale, neanche in sostanza, le scuole sono aperte. Ma per quanto ci riguarda, anche ad esempio lo stato delle vaccinazioni, dato che non esisteva, dato che io stamattina ho, perché finalmente siamo riusciti a fare un sistema di dati comune, per cui io vedo che a oggi il 44,3% dei nostri insegnanti è stato vaccinato, con delle punte molto diverse, che ha un suo massimo in Puglia e che ha minimi, non vi dico dove, perché sarebbe irriguardoso. Però, attenzione, è chiaro che su questo tema la necessità di vaccinare i nostri docenti vuol dire permettere loro di ritrovare un elemento di stabilità, un elemento anche di capacità di azione che è necessaria. Io mi sono battuto perché ci fosse fra le priorità, convenendo benissimo quella dei medici, quella del personale sanitario, delle forze armate, però ci fossero anche i nostri docenti. Questo tema dei dati non è un tema irrilevante, perché se noi non disponiamo di un sistema di dati che ci permetta di analizzare al dettaglio, ma nel contempo di avere il quadro completo, noi rimaniamo sempre in una situazione di minorità. E quindi questo è uno dei lavori principali che stiamo facendo e che sto facendo all'interno del Ministero. Dopodiché lei conosce il Ministero, conosce il nostro sistema. Il nostro è un Ministero che, come vi dicevo, di fatto gestisce in buona sostanza, in diretto, qualcosa come 10 milioni di ragazzi e 1,2-1,3 milioni di personale. Su cui però voglio fare una riflessione, perché richiama la cosa che ha detto prima l'ultimo intervento. Noi abbiamo circa 660.000 docenti, circa 600.000 docenti, diciamo, ordinari, usando la terminologia universitaria, a cui si aggiungono 80.000 di sostegno. E ne abbiamo circa 200, qualcosa più di 200, adesso poi vi do i dati precisi, ce li ho qua, 200.000 a tempo determinato, di cui 100.000 di sostegno. Questo semplice dato vi dice che probabilmente tramite la voce sostegno passa una sorta di forma di reclutamento implicito. Per cui io sono assolutamente d'accordo. Questo è assolutamente necessario, che noi troviamo per il sostegno il suo peso adeguato, un percorso di formazione adeguato, un riconoscimento professionale adeguato e anche la capacità di incardinare su queste funzioni di sostegno delle persone che abbiano esperienze specifiche professionali. Il tema dei ragazzi fragili non soltanto ci è a cuore, qui c'è il sottosegretario, e il tema che diceva prima degli autistici mi è particolarmente presente. Però ricordo in tutto questo, e lo voglio ricordare, che ancora una volta noi siamo di fronte a delle situazioni che abbiamo viste come parte complessiva di un sistema educativo. E quindi sul sistema educativo ci sono tutti i temi che voi avete detto. Li enumero rapidamente. 03, 36. Io il 36 voglio continuare a considerarlo un pezzo del sistema educativo complessivo. Mi dite, renderlo obbligatorio? Beh, questo è un tema, è un dibattito che io devo dire, su cui ho una posizione molto chiara, che ho già espresso, ma però è tema ovviamente che deve essere assolutamente affinato, sviluppato in ambito parlamentare. La mia posizione è molto chiara. Il Ministro non si vuole sostituire alle funzioni proprie del Parlamento. È a disposizione, però sia ben chiaro che questa è una funzione che deve essere, e io ripeto, sono assolutamente a disposizione. Sul tema allungamento dai 16 ai 18 anni, anche questo è lo stesso tema. Io credo che sia un tema proprio del Parlamento. Io personalmente sono convinto, l'ho scritto, credo che sia assolutamente opportuno anche in questo caso giunge a livello europeo ad una
non voglio dire ad un allineamento delle, dei modelli educativi, ma sicuramente a livello europeo ci deve essere una congruità fra i diversi meccanismi. Per quanto riguarda la formazione professionale, tutto il tema dell'area tecnico-professionale, formazione professionale, non è che deve sostituirsi alla struttura dei licei, così come l'abbiamo ereditata. Siamo in un livello talmente basso di risultati educativi in questo Paese che si deve aggiungere, nessuno toglie niente a nessuno, non è che uno sostituisca l'uno con l'altro, dobbiamo soltanto ampliare la capacità per tutti di raggiungere dei risultati educativi, in particolare in quell'area, come dice lei, onorevole Fusacchia, in cui abbiamo le maggiori difficoltà, perché lì ci sono le maggiori difficoltà e lì abbiamo lo strumento per risolvere gran parte dei problemi della dispersione. Questo è il risultato di un'esperienza che abbiamo fatto, però Valentina Prea lo può testimoniare nel lavoro che noi stessi abbiamo fatto. Il caso del Veneto, della nostra collega Donazzan, ci dimostra come agendo proprio lì, ma anche in Lombardia, ma certo la Lombardia sei qui, ma dico la Donazzan che non c'è, l'esempio del Veneto di come operando proprio su quell'area lì è stata ridotta drasticamente la dispersione. Poi io credo che sia necessaria una riforma, perché indubbiamente anche questa indicazione di titolo non è più adeguata, ragione Valentina Prea, però siamo di fronte a questo. Però il tema su cui mi volevo intrattenere con voi, sono tantissime le domande, non ho neanche, credo, la necessità di esaurire qui questo mio dialogo con voi. Sono disponibile, non solo sulle linee guida, ma anche sulla sostanza dei lavori che stiamo facendo. La cosa che volevo in un qualche modo però fissare sono alcuni concetti. Primo, lo sport a scuola. Nel lavoro che ebbi a fare come Presidente della Commissione del Ministro degli Esperti, voluto dalla Ministra Azzolina, e che abbiamo consegnato il primo il 27 di maggio e il secondo il 13 di luglio, noi lì mettevamo in evidenza due cose. Primo, la necessità di agire tramite lo strumento dei patti educativi di comunità. Bisogna recuperare un rapporto col territorio non casuale, in cui tutta la comunità, così come si raffigura nel diverso contesto, possa essere partecipe della vita della scuola. Noi lì individuavamo, tra l'altro, un acronimo anche noi, perché si sfugge difficilmente agli acronimi, Presidente, che era l'idea delle materie campus, dove la C stava esattamente per coding, che non è una nuova tecnicalità, è un modo di vedere, è un modo di vedere. La A stava per arte, la M stava per musica, la P stava per vita pubblica e la S stava per sport salute. I nostri ragazzi, in particolare i più grandi, sono in una fase di transizione nella loro vita. E da piccoli stanno diventando grandi, da bambini stanno diventando ragazzi, da ragazzi adolescenti. Lo sport è la conoscenza del proprio corpo, è la capacità di misurarsi col proprio corpo. È anche il momento in cui uno deve accettare il proprio corpo. Allora, sport e salute sono momenti fondamentali nella formazione, non sono un accessorio. Non sono le due ore che fai fra religione e matematica. Dico questo perché nel mio liceo era messa così, era sempre fra religione e matematica. No, sono un punto fondamentale di un percorso educativo e formativo che diventa tanto più rilevante quanto più si passa verso l'età dell'adolescenza. Su questo bisogna che facciamo un ragionamento di approfondimento, su questo io non ho dubbio. Così come, se mi permettete, su una cosa su cui io sono molto legato, e devo dire che è l'uso della musica come linguaggio. Arte e musica, non solo storia dell'arte e storia della musica, che pure sono necessarie. Sono necessarie. Se posso permettermi, una delle più belle esperienze che ho fatto nella mia vita e che sto ancora facendo dopo il terremoto
è stato l'incontro con le scuole di musica dell'area Nord Modena. Scuole di musica fantastiche. Noi abbiamo tenuto insieme le comunità locali lavorando con le scuole di musica. Scuole di musica che tra l'altro avevano nel loro cuore un gruppo di ragazzi con forti handicap, tra cui anche autistici, che hanno trovato lì il senso della comunità. La musica non è soltanto un linguaggio in più. Dico della musica perché sono meno di arte, scusatemi, di musica mi sono, come tutti coloro che mi conoscono sanno, dobbiamo assolutamente reintrodurre l'idea di una musica che non sia un accessorio. Nei paesi del nord, nei paesi di lingua protestante, di cultura protestante, i bambini sanno leggere uno spartito. Ma perché? Perché si prega cantando e quindi è strutturale. E noi dobbiamo ritrovare questa capacità. Il diritto di ogni bambino a sapere suonare uno strumento con gli altri vuol dire moltiplicare le sue capacità educative. Su questo l'onorevole ha introdotto prima un tema su cui non mi permetto di entrare perché riguarda soprattutto la formazione superiore di AFAM. Io credo che una riflessione anche su tutti i percorsi musicali vada fatta, perché indubbiamente, come ha detto prima il Ministro, lo riprendo, è rimasto un vuoto che non è colmato dai licei musicali, è troppo poco, ci vuole di più. Questo è un tema che credo sia importante da affrontare. Sul tema del rischio che la didattica a distanza, vuol dire sottomettersi alla tecnologia, le ho già risposto. La parola judgment è una parola molto bella, ma non è mia, è di Adamo Smith, 1776, quando diceva che la ricchezza di un paese è il lavoro, ma il lavoro è fatto di skills, dexterity and judgment, cioè skills, le competenze, le famose competenze. Dexterity è l'uso delle mani, che noi stiamo perdendo, e judgment è la capacità e il giudizio critico su questo. Questa è anche la risposta per lei, onorevole Cangini. Io credo che noi dobbiamo recuperare l'idea di un'educazione in cui la competenza, l'uso delle mani e il judgment siano tutt'uno. Il rischio vero della formazione a distanza è che dobbiamo passare ad uno strumento che sia strumento e che noi usiamo come tale, però in una concezione critica che ci permette di utilizzare anche questo. I nostri ragazzi hanno una capacità manuale sui nuovi strumenti che noi non abbiamo. Allora forse anche noi dobbiamo imparare di più, perché se vogliamo insegnare una capacità critica anche noi ci dobbiamo impossessare della manualità. Per quanto riguarda il tema della scuola media, chiamiamola così, del primo livello, anch'io sono convinto che sia quello lì l'anello debole, perché rappresenta una discontinuità rispetto alla primaria e non è una continuità rispetto alla scuola superiore. Tutto il tema che mi avete posto e su cui io sono molto convinto che è del presente, cioè il tema della gestione della capacità di non solo stabilizzare i precari, ma inserire questo in un contesto di valutazione del merito, rifiutando ogni idea di ope legis, ma però stabilendo anche una modalità che ci permetta effettivamente di ritornare in quello che l'onorevole Pittoni, il senatore Pittoni diceva prima, il richiamo da parte della Commissione europea sul fatto che non possiamo trattare i dipendenti dello Stato peggio di quello che noi chiediamo ai dipendenti del settore privato. Questo è un tema che stiamo affrontando. Io stamattina ho fatto una lunghissima sessione con le organizzazioni sindacali confederali. Io quando ho appena insediato ho visto i sindacati di settore, stamattina abbiamo fatto una lunga riflessione dove io ho proposto loro di ragionare su un patto per la formazione e l'istruzione. Ho usato la parola patto, che lei sa a me è cara avendo fatto il patto del lavoro dell'Emilia Romagna come metodo anche di lavoro. Il restituire la centralità di un dialogo sociale non solo ci viene chiesto dall'Europa, ci viene chiesto anche dalla necessità di affrontare questa fase con il massimo, non di condivisione, di concertazione, ma di partecipazione comune ad una fase di ricostruzione nazionale. Su questo i temi che voi avete trattato e che pur non essendo parte di questa audizione mi sembrano assolutamente necessari sono i temi che riguardano la gestione di un personale che, vi ripeto, supera il milione e che però sono fondamentali per poter garantire la scuola e i bambini.
perché la scuola è vero, è fatta per i bambini, ma se noi non troviamo l'organizzazione per poterlo fare, i bambini rimangono sempre non al centro della nostra attenzione. Rispetto a questo, io sono assolutamente convinto che sia necessario riprendere la didattica in presenza, rispondo sia a Toccafondi che a lei, onorevole Fusacchia. E sono convinto che questo lo possiamo fare, anche come dice l'onorevole Sgarbi, invertendo l'operazione, cioè cominciando a partire dalle aree periferiche. Su questo però vi ricordo una cosa che non è irrilevante. La nostra organizzazione, la nostra struttura istituzionale vede un ruolo non irrilevante delle regioni e delle autonomie locali. Questo è un nodo che sicuramente non dobbiamo affrontare qui, ma non possiamo neanche nasconderci. Certo che noi con il decreto del 2 di marzo abbiamo, come lei ha visto, come lei ha apprezzato, iniziato a definire degli spazi. Su questo non posso che ringraziare il ministro Gelmini per il lavoro straordinario che sta facendo con le regioni. Però dobbiamo tener conto di questo, così come dobbiamo tener conto di questo che nel nostro ordinamento il calendario scolastico è di competenza regionale. Allora, se dobbiamo affrontare i problemi, dobbiamo collocarli nel loro contesto istituzionale, che è quello su cui ci stiamo muovendo. D'altra parte, non vi è nessun dubbio che tutti questi temi si trovano oggi di fronte a noi e noi dobbiamo affrontarli. Sul tema diverse questioni di metodo che lei mi ha posto, io sono assolutamente convinto che il metodo sia fondamentale. Dati però quel principio di realtà su cui ci stiamo confrontando. Chiaramente noi dobbiamo riportare i bambini più piccoli in presenza, ne sono convinto. Sono convinto che noi dobbiamo anche andare verso non un potenziamento della DAD, parola sbagliata, ma un innalzamento della qualità dell'offerta didattica complessiva, a cui interno ci sono anche gli strumenti di comunicazione del nostro tempo. Su questo io ho richiesto e spero di avere ascolto anche nei prossimi decreti risorse per poter fare interventi sostanziali, per poter garantire non soltanto una chiusura dell'anno scolastico, ma un ponte e un avvio dell'anno scolastico prossimo. Perché se è vero che i nostri ragazzi hanno sofferto di scompensi o di perdite di apprendimento, questi non si risolvono negli ultimi 20 giorni di giugno. Bisogna che noi facciamo un piano che comprenda quest'anno e tutto l'anno prossimo. Su questo siamo consci di questo. E quindi è chiaro che in termini di metodo noi stiamo ragionando non solo su quest'anno ma anche sull'anno prossimo. Così come in termini di metodo, questo PNRR ci obbliga a ragionare su una distanza di 5 anni e quindi a tornare, pur nel massimo di incertezza, in una logica di programmazione. Ed è su questo che io credo che sia necessario che noi tutti riprendiamo a ragionare. Rispetto alle ultime cose che mi avete detto, il coinvolgimento delle ONG, l'esperienza del terremoto che abbiamo fatto, che lei conosce benissimo, evidentemente noi non avremmo potuto in Emilia-Romagna come in nessun altro luogo pensare di affrontare temi così grandi se non mobilitando tutti. Noi lo stiamo facendo e stiamo trovando, cercando anche il modo per coniugare la capacità di presenza del terzo settore con quelle delle scuole, non andando a ledere i diritti dei docenti e le responsabilità dei dirigenti, ma nel contempo affiancando un personale di cui dobbiamo però misurare le competenze, per andare verso quei patti educativi di comunità che ci permettano non solo di chiudere quest'anno, ma anche di passare l'estate non dando ulteriori discontinuità ai ragazzi, in questo caso ovviamente in condizione che sarà nelle scelte delle famiglie, ovviamente, perché non puoi imporre questo, ma anche di aprire un anno prossimo in questa condizione. Certamente le cose che ci siamo detti
implicano che l'impegno di ricominciare tutti dal 1 settembre, cosa che non è mai successa negli ultimi 20 anni, implica una serie di interventi che in un qualche modo ci permettono di disporre del personale senza ledere i diritti di nessuno, senza fare ope legis e dall'altra parte però senza neppure andare a sentirci vincolati da vincoli che sono importanti ma che rischiano in questo momento di essere quelli che ci impediscono di raggiungere il risultato. Senza ledere i diritti di nessuno, però avendo ben chiaro un interesse che in questo momento chiamo nazionale. Faccio un ultimo intervento, poi ho concluso. E mi scuso se non ho risposto a tutte le vostre sollecitazioni, che mi sembravano tante, precise, ma su cui, se voi permettete, io sono a vostra disposizione per fare altri incontri quando voi vorrete. Un tema importantissimo che è stato posto, che io sento molto. Voi sapete che l'ultimo lavoro che io ho fatto è stato quello legato a Big Data. Big Data è intelligenza artificiale. E quindi una costruzione a Bologna. Mi evoco sempre all'onorevole che è ben testimone di quello che è il più grosso centro di supercalcolo d'Europa. Qui c'è un problema di fondo però, che è il problema delle piattaforme. È verissimo. Tutti noi, tutte le università, tutti noi quando cambiamo, scambiamo fra di noi conversazioni usando le piattaforme più usate, di fatto stiamo cedendo dati. Vi ricordo che il grado di concentrazione nel comparto cloud piattaforme è arrivato a circa l'80%, cioè ad un livello di concentrazione che non si è mai visto in un altro settore al mondo. Certamente non può essere un dato regolato da questo Ministero, però questo è un tema vero, ed è vero a livello non solo nazionale ma anche europeo. Esiste un problema di piattaforme, in particolare riguardanti gli scambi relativi a attività pubbliche, che indubbiamente richiedono un'attenzione. Qua c'è un problema ovviamente connesso con il garante della privacy, c'è un problema di diritto internazionale legato alle proprietà intellettuali, c'è un problema di grande significatività che non può essere risolto semplicemente da un protocollo. Questo è un tema che io ritengo rilevante, ritengo che sia importante che a livello nazionale ed europeo però questo tema venga posto, perché indubbiamente la disponibilità e la proprietà dei dati diventa oggi l'elemento fondante per fare qualsiasi attività poi non soltanto di intervento personalizzato ma anche di capacità di formulare politiche ma soprattutto di valutarle. Io questo sono assolutamente convinto, Così come sono convinto che su questi temi che legano insieme il diritto dei singoli ai propri dati personali, particolarmente quelli sensibili, e la capacità di utilizzare dei dati a scopo pubblico sia un tema assolutamente generale che tocca la scuola per la centralità della scuola, ma non è soltanto un problema di scuola. Su questo io convengo che questo è un tema che vada assolutamente affrontato e credo che sia importante. Su altre questioni specifiche, se volete, sono a vostra disposizione. Per quanto riguarda un tema che diceva l'onorevole Granato, mi pare, che faceva riferimento ad alcuni episodi che riguardavano la Calabria, abbiamo mandato un'ispezione guidata da un generale dei carabinieri, proprio perché volevo essere sicuro di cosa stava succedendo. Grazie. Grazie Ministro, abbiamo concluso i nostri lavori.